Milan affronta Jacory Williams, suo posto preferito, ovvero il post basso, giro sul piede fermo. Ancora un intercetto da parte della difesa sassarese, Benjus vola in contropiede, decide di prendersi una tripla ma la sbaglia. Per partire allora la transizione della Dolomiti Energia, concretizzata da Kelvin Martin. Jeremy Morgan chiude il palleggio, fuori per Gary Brown, si alza da tre punti Jeremy Morgan, dire palleggio prolungato sotto per Philip Bruchlin, disattenta due volte la difesa di Sassari. Saunders prova a liberarsi di Bruchlin, decide di affidare alla Durner, pulito, poi di nuovo dentro all'occorrenza oppure un tiro da tre punti. Questo è il copione di Sassari, in punta Victor Saunders per Barnell, affrontato da Morgan. Ora Barnell prova ad avvicinarsi a canestro, classica azione del numero 14 che poi alza la parabola e che poi torna sui propri passi e stoppa Bilan innescando la transizione di Morgan che va a schiacciare avete perdito in Serie A 16 anni nella partita contro Milano, spesso dopo il time out, altri tre punti per lui. Vede poco Spissu e il canestrone per la Dolomiti Energia Trentino che chiude per Benjus, stavolta rinuncia al tiro, preferisce armare la mano Stefano Gentile. Ancora Morgan dall'angolo, stavolta a bersaglio. Tre punti e un fallo per Brown. Da una bella spazzolata al ferro, 10 secondi e spiccioli per trovare un tiro, poi si prende una tripla da 7 metri e la manda a bersaglio. A meno 5, Treyer sulla sirena, a bersaglio il numero 3. Spissu poi sotto per Barnell, su di lui si porta Martin. Da Benjus, Indiana move di Benjus, spettacolo puro stasera. E i Mantas Benjus, e questa sì che è una notizia, primo ferro per il numero 20, poi dall'altra parte Saunders sbaglia, prova a correggere Jeremy Morgan ma non trova il canestro, dall'altra parte Gentile, comodo